Siamo con Erika Andretta di PwC Italia. Le chiediamo quali sono le richieste che vi arrivano dalle aziende sul fronte della digitalizzazione e quali richieste per la promozione del Made in Italy. Allora, nell'ambito digitalizzazione abbiamo una fortissima richiesta soprattutto di formazione, perché non esistono ancora corsi di laurea o scuole sufficienti per poter formare le nuove competenze digitali. Quindi stiamo lavorando molto con i nostri clienti proprio per formarli e per aiutarli a cogliere il lato cliente loro, quindi in ambito omnicanalità, CRM, tutte quelle che sono le opportunità dei nuovi mercati, fino ad arrivare anche il tema del metaverso. Mentre per quanto riguarda il Made in Italy in particolare, abbiamo una differenza tra il mondo del cibo, quindi il mondo alimentare, e il mondo della moda. Il mondo della moda in questo momento è molto esposto sull'omnicanalità ed è molto esposto proprio sulle nuove tecnologie, siano esse robotizzazione, intelligenza artificiale, ma di nuovo metaverso e NFT. Per quanto riguarda invece il mondo del cibo, le richieste principali del Made in Italy sono un supporto di marketplace, quindi di piattaforme per esportare all'estero. Siamo con il presidente della Camera di Commercio, Fabio Lunghi. Oggi si sente spesso parlare di impresa liquida. Che cos'è e che cosa rappresenta per le aziende che vogliono innovarsi? Ma impresa liquida è un termine per rappresentare l'ennesimo processo di innovazione che il mondo imprenditoriale deve affrontare e che sta affrontando anche da qualche anno a questa parte. Insomma, la pandemia certamente ha accelerato questi processi di innovazione, laddove la digitalizzazione la fa da padrone, ovviamente, perché cambiano processi, cambiano le richieste dei dipendenti, cambiano i prodotti, cambiano i clienti, sta cambiando un po' tutto e il mondo delle imprese deve sapersi adeguare. Certo è che è importante che l'impresa, pur seguendo e cavalcando quest'onda, abbia la capacità di mantenere un contatto e un rapporto umano con i dipendenti. Anzi, soprattutto per le nuove generazioni, è importante che il well-being aziendale e che l'ambiente di lavoro siano a misura d'uomo, perché le nuove generazioni sono molto attente a questo. Oggi l'innovazione va di pari passo con la sostenibilità e le imprese green. Qual è il legame fra questi due mondi? Ma l'innovazione certamente aiuta le imprese ad affrontare questo momento di grande difficoltà sul mondo sul fronte energetico. Moltissime imprese stanno già affrontando questo discorso da parecchio tempo, ma oggi la digitalizzazione certamente apre strade e percorsi nuovi che potranno facilitare alle imprese l'approccio più green al futuro. Siamo con Riccardo Kusterman, direttore Quality and Client Management di SEA, la società che gestisce gli aeroporti milanesi. Cosa significa per una società come SEA la parola digitalizzazione rispetto appunto agli scali? Allora, il sistema aeroportuale è un sistema che è ovviamente molto fisico, nel senso che è necessario che il passeggero si presenti, che porti il suo bagaglio deve essere movimentato e portato all'aeroporto, all'aereo, imbarcato, controllato e verificato. Ma è un sistema che è molto digitalizzato, nel senso, se voi pensate a tutti i processi di check-in, a tutta la possibilità che esiste già oggi di fare check-in online, di presentarsi in aeroporto avendo già fatto il check-in a casa propria. L'evoluzione naturale del sistema aeroportuale è cercare di rendere il sistema sempre più dematerializzato, sempre più digitale, attraverso tutto ciò che possiamo per ridurre la necessità di contatto fra il passeggero e gli operatori aeroportuali. Questa è una delle cose che esistevano già prima del Covid, ma che durante il Covid si sono ancora di più accelerate. Il passeggero è health conscious, cioè vuole avere delle garanzie di sicurezza dal punto di vista sanitario e quindi richiede un minor contatto con gli operatori aeroportuali. Dal punto di vista della gestione, diciamo in backstage dell'aeroporto, quanto conta il digitale? Immagino lei intenda tutto quello che è la pianificazione di quelli che saranno i voli e di quelli che saranno i passeggeri sui voli. Ovviamente è un sistema estremamente complesso. Noi stiamo cercando di applicare dei sistemi, senza voler esagerare con i termini, di intelligenza artificiale per riuscire a capire quanti passeggeri si presenteranno in aeroporto. Per noi non è importante. È importante, ma non è così fondamentale sapere quanti passeggeri si presentano in un mese piuttosto che in un giorno. Noi dobbiamo guardare al quarto d'ora, perché i sistemi vanno dimensionati sul quarto d'ora di picco. È inutile che io vi faccia fare 25 minuti di coda perché ho sbagliato la pianificazione di un quarto d'ora,
quando tutto il resto della giornata non c'è nessuno in coda e i sistemi funzionano bene. Quindi ci sono sistemi di intelligenza artificiale che ci aiutano a prevedere i passeggeri.